Sì, grazie Alfredo, un saluto a te, ai nostri telespettatori, grazie al dottor Paolo Fazi che ascolteremo tra brevissimo perché c'è questa notizia che è arrivata da pochi minuti perché come comunica anche l'ufficio stampa della regione Abruzzo, 5 migranti di 42 migranti arrivati nelle ultime ore da Lampedusa a Vasto e alloggiati presso un hotel della città aragonese sono risultati positivi al tampone, dunque al Covid-19, e dunque è immediatamente scattato il protocollo di sicurezza della ASL che ha isolato i migranti positivi, e questa è la notizia proprio degli ultimi minuti che è stata fornita proprio dall'ufficio stampa della giunta regionale. Dottor Fazi, allora io inizierei proprio da questa notizia di qualche minuto fa, questi migranti arrivati da Lampedusa a Vasto risultati positivi e che erano negativi al controllo, alla partenza proprio dall'isola. Cosa secondo lei è accaduto? Come si può spiegare in così poco tempo un passaggio dalla negatività alla positività al Covid-19? Allora, ci possono essere diverse possibilità. La prima possibilità è che bisogna vedere che tipo di tampone hanno utilizzato, se un tampone rapido, quale tipo di tampone molecolare rapido piuttosto che un tampone molecolare in realtà in PCR e quale tipo. La seconda possibilità è che questi soggetti fossero in incubazione e quindi è possibile che si siano positivizzati anche dopo 24 o 12 ore, dipende dal tempo poi intercorso dal trasferimento da Lampedusa a Vasto. E comunque non dovrebbero rappresentare un problema perché una volta che tu hai individuato il soggetto asintomatico, comunque positivo a Covid-19, l'importante è saperli gestire, io penso che non ci saranno problemi. Dottor Fazi, parliamo ora invece di quello che sarà da qui a qualche settimana, a qualche giorno, perché il 24, ne stiamo parlando tanto in queste ultime settimane, ci sarà l'apertura delle scuole, quali rischi in funzione proprio di questa infezione? Ci sono dei rischi, ci sono delle preoccupazioni o è giusto rimanere tutto sommato tranquilli? Allora, è una virosi che noi non conosciamo ancora bene, abbiamo imparato a conoscerla nei mesi. Non sappiamo cosa potrà succedere nel prossimo autunno, prossimo inverno, però tenendo conto che si tratta pur sempre di un coronavirus che si sta abituando all'ospite umano e che i coronavirus umani, quelli che danno il raffreddore comune, incidono in un momento climatico e temporale ormai piuttosto stabilito, che poi sarebbe il tardo autunno, tarda primavera, cioè in questo lasso di tempo, e quindi una situazione climatica alle nostre latitudini dove il freddo comincia a farsi sentire. Allora, detto ciò, è naturale che un minimo di preoccupazione ci deve essere. Cosa succederà a livello scolastico? È naturale che sappiamo benissimo che i bambini più piccoli sono meglio è, difficilmente ammalano e difficilmente muoiono, perché purtroppo c'è da considerare anche questa triste evenienza, però sappiamo che in Italia, se ricordo bene, durante proprio la fase critica di Covid-19 ci sono stati solamente 8 decessi al di sotto dei 20 anni si è trattato sempre di soggetti purtroppo che presentavano delle patologie sottostanti. Quindi la possibilità che un bambino possa ammalare è difficile, la possibilità che un bambino possa invece essere un asintomatico è una possibilità concreta e quindi bisogna stare attenti. Dottor Fazi, i ragazzi invece più grandi delle medie e delle superiori? Più o meno lo stesso discorso, cioè fino ai 20 anni l'incidenza della malattia e dell'infezione è più o meno la stessa, quindi sì, ci sono delle piccole variazioni, che al di sotto dei 20 anni la situazione è abbastanza tranquilla per i ventenni, per gli adolescenti, per i bambini, potrebbe non esserlo per i genitori, i nonni o chi li gestisce a livello scolastico, per cui
Allora, se tutti quanti, i genitori, tutti quanti si staccano i DPI, si sta attenti, difficilmente i bambini possono infettarsi. Dipende tutto da noi adulti. Quindi massima attenzione. Se saremo, diciamo, tutti quanti bravi nell'atteggiamento comportamentale, con tutte le cose che ormai sappiamo, le cose che dobbiamo seguire, l'atteggiamento comportamentale che bisogna appunto seguire, DPI, evitare assembramenti eccetera, saremo tutti bravi, difficilmente si avranno casi anche, diciamo, asintomatici o addirittura letali. Però il rischio di, per quello che avevo detto, di un'infezione che ricomincerà a fare danni nell'organismo umano. Una domanda, mi scusi se la interrompo di nuovo, dottor Fazi, tornerà questa seconda fase, e se dovesse tornare, in che termini tornerà? Secondo me, se vogliamo parlare in termini scientifici, il virus già è fra di noi, che è diventato un virus ambientale. Adesso non dà grossi problemi, per lo più i casi sono asintomatici, perché il nostro sistema immune, l'immunità innata, d'estate ci difende bene da questi virus da raffreddamento, non solo da SARS-CoV-2. Purtroppo si è visto uno studio recente fatto da autori inglesi, pubblicato a ottobre 2019, che il freddo paralizza il nostro sistema di immunità innata, e quindi di conseguenza il virus, che normalmente è asintomatico perché dà un'infezione molto superficiale, riesce a penetrare praticamente nella mucosa orofaringea o comunque mucosa respiratoria, e purtroppo in soggetti predisposti anche da malattia o da una semplice predisposizione costituzionale si possono avere sintomi che possono essere lievi e purtroppo anche gravi, soprattutto nei soggetti al di sopra dei 60 anni. Alfredo, linea allo studio, a te. Sì, volevo chiedere al dottor Fazi, restando nel campo di quanto accadrà alla riapertura delle scuole, se e come verranno gestiti eventuali casi positivi anche a livello della vostra struttura di analisi dei tamponi, e in che modo appunto verranno presi in carico dalla ASL, e se è tutto pronto a livello di macchina organizzativa per sopportare anche il peso di quest'altro onere a carico del sistema sanitario. Noi siamo non pronti, ma super pronti, tutti quanti, sia i clinici che noi che ci occupiamo di microbiologia. La mia unità operativa si è dotata di sistemi all'avanguardia per la diagnostica rapida, per la diagnostica in meno rapida, quella che impiega 5-6 ore, che è la realtà in PCR e che comunque è il gold standard diagnostico per questo tipo di virosi, di patologia, ma anche addirittura dei sistemi, tra virgolette, alternativi, fino a un certo punto alternativi, nell'ipotesi sciagurata che di una carenza, diciamo, di materiale diagnostico a livello globale, perché purtroppo c'è da pensare anche a questa, diciamo, evenienza. Altra domanda invece, se quello che abbiamo letto negli scorsi giorni, cioè i docenti molto preoccupati per la riapertura delle scuole, ne hanno ragione, e poi su questi le chiedo anche un intervento su queste analisi che sono state proposte proprio al personale della scuola. Allora, parlo di me, medico di 61 anni con qualche acciacco, che nel periodo critico di Covid-19 praticamente ha vissuto in ospedale. Finora, ringraziando Dio, non mi è successo nulla, perché ho portato sempre i DPI, mi lavavo spesso le mani, portavo gli occhiali. Allora, se gli insegnanti seguiranno, diciamo, queste indicazioni, probabilmente non dovrebbero avere nessun tipo di problema. Dipende tutto dall'atteggiamento che loro avranno nell'immediato futuro. Per quanto riguarda il sierologico, si è molto parlato di questo tipo
metodologia diagnostica. Può dare un contributo, non è sicuramente il massimo dal punto di vista diagnostico, perché la diagnosi si fa con il tampone e con un esame molecolare. Paolo, per la chiusura del collegamento. Se mi consentite. Sì, prego. Sì, stava concludendo il dottor Fazzi. Prego, prego. Relativamente alla scuola, noi abbiamo presentato un progetto proprio la settimana scorsa a cura della unità operativa di pediatria, che è attualmente diretta dalla dottoressa Rita Greco, ma che ci ha coinvolti, a me e a noi della microbiologia, poi ad altri operatori sanitari. Allora, qual è l'intento? È quello di andare a studiare con tamponi oro-rinofaringei, esami di sangue per uno studio di sieroprevalenza, e la novità è questa, la ricerca molecolare sulle feci, perché il virus rimane per più tempo nelle feci, anche dopo una negativizzazione del tampone oro-rinofaringeo, quindi andare a studiare un gruppo selezionato dal punto di vista statistico, quindi statisticamente significativo, di soggetti dai 3 ai 18 anni, quindi quelli che effettivamente vanno a scuola, e dovremmo saggiare 650 soggetti. In questa maniera avremmo la capacità di sapere innanzitutto in questa fase quanto sia presente nel territorio pescarese, parlo della nostra ASL, della nostra provincia, Covid-19 e ciò che è successo appunto tramite sierologico. E poi c'è l'indagine nuova, che è appunto la ricerca molecolare rapida sulle feci, che è un qualcosa che pone questo studio come studio pilota non in Italia ma addirittura nel mondo, perché nessuno finora ha pensato di testare i soggetti in questa maniera, soprattutto quelli in età scolare. Grazie Paolo, dottor Fazzi, anche per averci dato questa ulteriore notizia. Sì, grazie per questa notizia proprio su questo progetto della ASL di Pescara. In chiusura, un'ultima domanda, siamo a settembre, a novembre partirà la nuova campagna vaccinale anti-influenzale. La raccomandazione mi sembra che sia sempre la stessa, è fondamentale, vaccinarsi, anche perché in questa maniera avremo la possibilità di creare meno problemi ai pronto soccorso. E in primis, in secundis c'è da dire che questi vaccini vanno a stimolare in maniera specifica il nostro sistema di immunità innata, che è l'unico che in questo momento riesce a difenderci dall'estraneo. In questo momento l'estraneo per noi principalmente è SARS-CoV-2.